Continua la nostra inchiesta per quello che riguarda i danni da vaccini, lo facciamo nel rispetto dell'anonimato della nostra ospite, è una madre che racconta una storia che più volte abbiamo sentito, cioè questo tratto che accomuna le storie di questi genitori. Mio figlio, mia figlia sana fino al vaccino, a quel maledetto giorno. Io do il mio buongiorno a questa mamma. Buongiorno signora, benvenuta a Colors Radio. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di ospitarmi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Signora, le lascio subito la parola perché sia proprio lei a raccontarci la storia di sua figlia, giusto? Sì. Di sua figlia, prego signora. Allora, intanto vorrei dire, esprimere un mio pensiero derivante dalla discussione che ho sentito stamattina, perché ho focalizzato la mia attenzione su due parole. Si è parlato di complottisti e di informazione corretta. Allora, da queste due parole inizio a raccontare la mia storia. Io sono convinta che noi non siamo dei complottisti. Il complottista, secondo me, è colui il quale nasconde la verità supportandola da bugie. Noi non siamo complottisti perché noi diciamo la verità supportata dalla verità. Quindi già parto da questo presupposto. Ciò che è avvenuto a mia figlia è un danno da vaccino ed è la realtà, perché capita, succede, e non vedo perché volere nascondere il sole con il dito. Primo. Secondo, si è parlato di informazione corretta. Noi non siamo contro i vaccini, io non sono una madre che è contro i vaccini, ma sono per la corretta informazione, per la libertà di scelta. Se vado a vaccinare un figlio, quantomeno penso di vaccinarlo, almeno devo avere la libertà di scelta supportata dalla conoscenza, una conoscenza corretta. Quindi alla fine prendere una decisione, ovvero quali sono i pro e i contro se non vaccino, quali sono i pro e contro se vaccino. E lì decidere liberamente. Il fatto di essere stata imposta, perché comunque erano tutte quelle che ha fatto mia figlia, erano obbligatorie, e nessuno mi ha informato, e nel momento in cui chiesi cosa sarebbe potuto succedere, mi hanno detto: signora, guardi, un po' di iperpiressia, un po' di rossore nella parte inoculata, niente di più. Questa febbre non era 38, era 40 per due giorni, curata con la tachipirina consigliata dal pediatra. Dopo due giorni io non avevo più mia figlia nella culla, io avevo una bambola di pezza. Nessuno mi aveva detto che sarebbe potuto succedere questo, perché ci avrei pensato, o quantomeno avrei scelto liberamente. No, invece no, perché erano obbligatori. Ora, l'obbligatorietà vaccinale è molto discutibile, perché quando si parla di figli, io vado a vaccinare, cerco di andare a fare qualcosa che porti del beneficio. Pronto? È caduta la signora, la recuperiamo prontissimamente. E a proposito di vaccinazioni, qui si parla sempre tra scienza e diritto, no? Proprio il 18 giugno scorso Marcello Pami è stato relatore ad un convegno sulle vaccinazioni, perché molto attiene ovviamente anche alla riflessione postuma alla rubrica di Marcello Pami, disinformazione on air, sulle vaccinazioni pediatriche che si è tenuto a Savona. Prima proprio di Marcello Pami ha parlato il dottor Beniamino Deidda, direttore della Scuola Superiore di Magistratura ed ex procuratore generale. Le vaccinazioni, ha detto proprio l'ex procuratore generale, il dottor Beniamino Deidda, pediatriche non possono essere imposte obbligatoriamente, a meno che non ci sia una condizione sanitaria d'emergenza come una grave epidemia. E qui si è richiamato anche ovviamente nell'estensione di questa affermazione l'articolo 12 della Costituzione, che dice: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Ma la legge è vincolata in questo senso, perché in nessun caso possono essere violati i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ritorna con noi in diretta, dopo che era caduta telefonicamente, la signora che ci stava raccontando la storia di sua figlia. Di nuovo buongiorno, prego, le lascio nuovamente la parola, signora, prego. Sì, quindi stavo raccontando che dopo due giorni, intanto dopo circa tre ore dalla somministrazione, due ore e mezza dalla somministrazione vaccinale,
mia figlia ha incominciato ad accusare una febbre molto molto forte. E tutti comunque mi dicevano che era normale, anche se comunque avevo dei dubbi, perché 38 può essere normale, 40 non lo diventa più. Risolto dopo 2 giorni con la somministrazione della tachipirina, ed essendo stata anche controllata dal pediatra, dopo 2 giorni invece mia figlia tutto ciò che era non era più, non aveva più il controllo del capo e del tronco, non era inesistente l'aggancio visivo, sembrava non sentisse, non vedere, quindi tutta una realtà che mi è piombata addosso, che era totalmente diversa da quella che avevo vissuto sino a 4 giorni prima. Da lì ho incominciato immediatamente a mettermi in movimento, a metterci in movimento, e comunque devo dire che ho trovato durante la mia strada, nel mio percorso, delle persone che comunque pensavano che potesse essere stata la vaccinazione, perché era stato troppo impellente la reazione, è stato causa-effetto. Da premettere che ci sono delle situazioni dove invece non si presenta subito, si presenta poi con un lasso di tempo magari maggiore, mentre nel caso di mia figlia è arrivata la febbre dopo 2 giorni, quella che fu definita proprio la sindrome della bambola di pezza, ovvero un'ipotonia generalizzata agli arti, importante. Non era neanche presente proprio, non socializzava più, prima erano presenti le situazioni e poi invece erano totalmente scomparse. Abbiamo incominciato un percorso riabilitativo notevole, supportato dalla fisioterapia, logopedia, psicomotricità, acquaticità, e lì piano piano, step by step, ha incominciato a muovere le manine, o comunque all'età di 1 anno incominciò di nuovo ad avere il controllo del capo e del tronco. Mi rendevo conto che non poteva comunque risolversi tutto con della riabilitazione. Quando finalmente sentì parlare di un medico, di un professore, che sosteneva che esisteva il danno da vaccino e dal quale si poteva migliorare. Preciso, voglio precisare, migliorare, perché quando andai da questo professore, se lei mi consente, posso anche fare nome e cognome? Veramente ci chiamiamo Overture per questo, signora. Magari rende merito alla trasmissione. Va bene, allora il dottor Prego. Montinari. È anche un nostro opinionista, ci mancherebbe, nonché un amico personale. Prego, prego. Perfetto, allora è giusto. Allora io prima di far qualunque nome comunque mi informo. Andai dal dottor Montinari, non mi ha mai detto il dottor Montinari sua figlia potrà guarire. Io lo voglio specificare questo perché ne ho sentite di persone che avevano detto che lui avrebbe promesso. No, con me assolutamente non l'ha mai fatto. Mi ha sempre detto ci si può lavorare, signora. Ci dobbiamo mettere impegno, forza, mi raccomando, segue in maniera molto meticolosa tutto quello che io ho da dirle e vedrà che i risultati lenti, ma ci saranno. Effettivamente ogni volta che lui mi diceva una cosa, guardi, mi disse pure, mi ricordo la prima volta che andai, che fu nel 2003, quindi consideri mia figlia adesso ha 17 anni, sono 14 anni che seguo il dottor Montinari, quindi non è che io sia una visionaria, cioè per seguire uno specialista da 14 anni significa che diciamo il ragno dal buco riesco a cavarlo, no? Quindi mi disse, signora, guardi, iniziando la somministrazione del protocollo e la dieta priva di glutine e caseina, consideri che ci saranno delle regressioni. Non abbia paura, non si spaventi, tutto è normale, perché comunque quello che ha avuto mia figlia è stata intossicazione da metalli pesanti, mercurio e alluminio, che dico, anche lì ci si dovrebbe far comunque una trasmissione, per quanto sono nocivi mercurio e alluminio per il corpo umano. Ci Si è segue tanto poco, parlato. signora, è un 12 anni che facciamo trasmissione. E quindi, Perfetto. cioè, quello che comunque ha avuto mia figlia è stato proprio questo. Se non si preoccupi, significa che stiamo lavorando bene, le tossine entrano in circolo, quindi sua figlia sarà molto nervosa, sarà molto sonnolente, comunque potranno aumentare le stereotipie. Non si preoccupi, è tutto normale. Effettivamente
Accadde tutto questo. Poi invece, piano piano, dopo circa 20 giorni, incominciai a notare delle differenze, cioè incominciai a notare che magari riusciva a stendere ancora di più il braccio, a prendere il bicchiere, cioè quelle cose che speravo tantissimo che potessero accadere. Mia figlia ha iniziato a camminare, laddove tutti mi avevano detto che non avrebbe mai camminato, mai parlato, erano convinti che fosse affetta poi da cecità e invece non lo era. Le dico che ora mia figlia ha 17 anni, sono 14 anni che segue il protocollo e la dieta priva di glutine e caseina. Mia figlia ragiona come una bimba di 2 anni, però c'è, posso interagire, posso parlare, cammina, corre. E guardi, sino al mese scorso sono andata a controllo con mia figlia e il dottor Montinari è rimasto comunque piacevolmente colpito dai progressi e mi ha detto che continuerà piano piano a migliorare. È Ecco quello che signora, comunque. questo è l'aspetto più bello ovviamente dei risultati che si ottengono con, in questo caso specifico, lei ne è viva testimone nell'adozione del protocollo Montinari. Poi c'è un aspetto sociale, quello della relazione con gli altri, no? Con gli altri genitori, quando poi si racconta anche a medici, a pediatri, magari immagino che il primo pediatra di sua figlia invece era a favore delle vaccinazioni. Ecco, come vive questo rapporto con gli altri, questa relazione con chi invece con estremo scetticismo, anche pericoloso, esclude del tutto la relazione possibile tra vaccini e danno? E allora, come lo vivo? Il primo pediatra di mia figlia mi disse: signora, secondo me non lo so, però io dissi: guardi, fino a quando non capiremo realmente quello che è successo, lui stesso mi disse: non continuiamo. Perché secondo me, vecchia leva, aveva capito che sarebbe potuto essere capitato qualcosa. Anche gli altri, anche altri neuropsichiatri. Coloro i quali attualmente incontro nella mia strada e mi dicono che non credono, io dico semplicemente che tutto può capitare, che un farmaco è come tale ha delle conseguenze che esistono, che sono reali, non sono false. E di conseguenza dico di informarsi, di avere un'apertura mentale, di incominciare ad avere veramente un'apertura mentale, perché non è detto che tutto ciò che è obbligo o comunque che viene imposto dallo Stato, comunque dal Ministero, comunque da chi si voglia che sia, non è detto che sia corretto e che non possa portare delle situazioni spiacevoli. Certo. I genitori devo dire che comunque sono incuriositi. Ci sono quelli che sostengono che stia farneticando, altri invece che conoscono la realtà, hanno avuto comunque l'intelligenza di andarsi ad informare e hanno appreso che è reale quello di cui sto parlando. E lì poi naturalmente iniziano a scaturire non delle discussioni, dei confronti, anche perché adesso comunque se ne parla di più e ogni genitore è normale che è un po' titubante perché ha paura, perché avere comunque poi, di questo si tratta, rovinata la vita dei propri figli, perché sai, sino a quando tu sei genitore, tu per il figlio fai tutto quello che ti è possibile anche oltre, però poi per natura, no? Arriva un momento che tu genitore non ci sei più. E questo consideri che è un pensiero che mi accompagna la notte e mi risveglia la mattina, perché dico sempre un domani quando non saremo più presenti, cosa farà? Cosa Mi faremo? auguro che ci sia una società, anche da un punto di vista strutturale, ma soprattutto della sensibilità umana, disposta ovviamente a non escludere nessun soggetto. Io mi auguro Questo che ce si possa l'auguriamo anche arrivare a noi, questo e credo però che tutto parta dico da un lavoro di cultura, da un lavoro culturale e basta. questo per quanto concerne naturalmente il speriamo, però se alla base dello sperare ci mettiamo comunque una divulgazione corretta, una conoscenza corretta, Certo. naturalmente non andrebbe poi a sussistere o a nascere speriamo. Perché se noi facciamo un'informazione corretta e il genitore decide in autonomia, liberamente, ciò che deve fare, è normale, secondo il mio punto di vista, che danni potrebbero essere anche meno. Quindi non c'è più la necessità di dover sperare.
Ce lo auguriamo tutti e questo è il nostro lavoro, il nostro impegno. Signora, grazie di cuore per aver portato anche la sua testimonianza qui ai microfoni di Corso Radio. Grazie, grazie di grazie, cuore, buona grazie a giornata a lei, voi. grazie di cuore, grazie davvero di cuore.